Ricoverato in via precauzionale al San Raffaele di Milano dopo la comparsa di alcuni sintomi. Silvio Berlusconi ha trascorso la notte nell'ospedale Lombardo per sottoporsi ad accertamenti. Le condizioni del leader di Forza Italia, risultato positivo al Covid, non destano preoccupazione, secondo lo staff dell'ex premier, che invita anche al rispetto della privacy e comunica che tutte le notizie relative alla salute del presidente saranno diffuse attraverso comunicazioni ufficiali a partire dalle ore 16. Dal Presidente della Repubblica Mattarella a quello del Consiglio Conte, dai leader europei a quelli di tutti gli schieramenti politici, sono state centinaia le testimonianze di solidarietà e gli auguri di pronta guarigione inviati a Berlusconi, impegnato fino a ieri in prima persona nella campagna elettorale per le amministrative di settembre. Non ultime le due interviste rilasciate ai quotidiani La Stampa e Il Mattino. Il centrodestra è in maggioranza nel Paese e le imminenti elezioni ne saranno l'ennesima riprova, ribadisce Berlusconi parlando con i giornalisti. Non ho mai però condiviso chi dice che le amministrative siano un test nazionale, anche se il voto ha sempre un valore politico. Serve responsabilità, sottolinea ancora, perché la pandemia non va sottovalutata e le ricadute economiche rischiano di essere disastrose. Di fronte all'autunno caldo che ci attende, maggioranza ed opposizione devono collaborare per il bene del Paese. Guai però ad ipotizzare un governo di unità nazionale. Se questo volesse dire mettere insieme tutti, noi e i grillini, conclude Berlusconi, non sarebbe un atto di responsabilità e certo non aiuterebbe l'Italia ad uscire dalla crisi.